Bella a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con su GTA 5, signori, online. Allora, non sono in un posto strano, sono nella mia discoteca, non pensate male, ok, sono nudo, un outfit alternativo, ma siamo nella mia discoteca, sì, questa sono riuscito a crearmela su GTA 5 e il resto delle cose non sono mai riuscito a crearmela perché non c'ho una lira. Comunque signori, prima di partire dal video vi ricordo di iscrivervi al canale. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a questa serie. Vi ricordo di seguirmi sui social, ovvero su Instagram, dove tramite le stories vi informo sulla programmazione dei video che usciranno sul canale e sulle live che andremo a fare sia su questa piattaforma che sulla piattaforma. Devi guardare la telecamera però zio, ecco, sia sulla piattaforma che... Ma che cazzo devi guardare la... Ma perché gira la testa? Devi guardare la telecamera, ecco così. Sia su questa piattaforma che sulla piattaforma quella degli streamer, dove faremo anche lì delle live. Detto questo signori, io cerco una gara, vediamo se ne troviamo un'altra a ruote scoperte come l'altra volta e niente, ci vediamo in pista signori. Ok signori, ci siamo, aspettate che levo la radio che qua è partita a tavoletta. Siamo nuovamente in una gara a ruote scoperte come l'altra volta. Siamo in una caterva di persone, non so in quanti siamo, siamo in un bordello. Siamo 16 su 16 forse, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, sì, siamo 16. Siamo, non siamo quelli con il livello più basso, c'è un livello 9, quindi è un livello 5 addirittura. Quindi questi giocheranno da poco da GTA Online. Noi siamo nel nostro bellissimo livello 43. Certo, c'è un livello 300 che mi fa un attimino paura, però va bene. Allora, veicolo, andiamoci a prendere la macchina dell'altra volta, che se non ricordo male era questa. Sì, signori, era questa di qua, perfetto. Giallo no, il nostro colore è il verde, la tuta va bene quella verde. Gomme mettiamo medie. Completo, mi sta bene questa, casco nero, vittoria, se vinciamo facciamo il movimento della batteria, signori. Dai così, siamo pronti, casco nero, non volevo il casco nero, mannaggia. Devo mettere il casco bianco come l'altra volta, il casco nero non mi piace. Comunque, siamo pronti a giocare. Easy peasy lemon squeeze, signori. L'altra volta abbiamo fatto una grande gara, la prima volta correvamo su con le ruote scoperte e abbiamo vinto, subito così, prima gara, prima vittoria. La fortuna degli incapaci, no, la fortuna dei principianti, ecco, non mi veniva il termine, il detto, ok, non partiamo primi come l'altra volta, tutti hanno preso forse la nostra stessa macchina, la maggior parte sì, non partiamo primi ma partiamo a metà gruppo, anzi metà dietro del gruppo, però vabbè, dobbiamo levare la radio perché rompe solamente le scatole, allora lo faremo appena partiamo, dai così, 4-5 luci, ormai con il gioco del Formula 1 siamo bravi signori, dopo la vittoria in Russia oramai... Non ce n'è più per nessuno. Se io ho cercato di levare la radio mentre stavo a correre, ma ve ne rendete conto? No, allora, fermi tutti che ci sono. No, no, sono entrate in box. Sono entrate in box e neanche me ne sono reso conto. Ma madonna mia, ma che sta succedendo? Non è un autoscontro, signori, è una gara di Formula 1. Dovete portare la macchina al traguardo. Levi la radio, grazie. Signori, ho spento la radio nella macchina. Ma che... Ma l'avete visto com'è volato quello? Mamma mia, ma è volato che... Spettacolo. Va bene, siamo quindi. Siamo quindi, signori. Stiamo calmi. Questo è andato un attimino a prendere le fragole. Ok. Ok, siamo quarti se non sbaglio. Occhio alle curve, bravo. Oh, finalmente in questa gara c'è qualcuno che sa guidare queste macchine. Noi siamo quarti. Vediamo di non far cavolate. Bella, questa l'abbiamo fatta bene. Forse potevo evitare di tirare il freno. Questa è più stretta. Dai, così, gira. Ok. Io non vedo bene la minimappa perché c'è il riflesso della lampada che ho accesa qua in camera. Quindi non capisco se c'è qualcuno attaccato al sedere oppure no. Però con calma. Sì, infatti c'è la scia. Stiamo dando la scia a qualcuno. Questa cosa non è buona. Stiamo dando la scia a qualcuno che rimane attaccato nonostante le nostre traiettorie di merda. Ok, ce la siamo scollati dalle spalle. Dai così, continuiamo per la nostra traiettoria. Io non so se sono un giro. Mamma che brutta sta curva. Ecco, lo sapevo precisa, avremmo fatto la cacata. Ok, va bene. Altra curva chiusa, va bene. Siamo ancora quarti. C'ho uno dietro attaccato. No, ho preso. Questo non ha più. Quello dietro di me non ha più macchina, signori. Chiedo scusa, ma quello dietro di me non ha più macchina. Ho visto passare un missile. Era semplicemente un missile, però va bene. Inizia il secondo giro. Due giri di 10. Madonna mia, sarà una gara infinita. Sarà una cazzarola di gara infinita. Due giri di 10. Porca miseria. È bello che davanti a me non vedo più a nessuno. Non vedo più i pallini blu davanti a me. Cioè, sono là sotto. I primi tre se ne sono andati. Si stanno a fare una gara a parte. Ma di che stiamo parlando? Come fanno a essere così veloci quei tre? Mannaggia, che c'hanno? La macchina truccata. C'hanno
i trucchi sotto. Va bene, comunque, pensiamo al nostro, pensiamo al nostro. Se noi riusciamo a fare una buona gara, riusciamo a portarci un buon risultato, dai. Anche quarti, dico, non è male, non è male. Qualcuno ha fatto il nuovo record, non so chi, perché non sono riuscito bene a leggerlo. Forse hanno messo gomme morbide, signori. Forse quelli che sono i primi tre hanno messo gomme morbide e quindi sono più veloci. Noi abbiamo messo delle gomme medie, che diciamo sono migliori delle gomme dure, ma ci fanno essere un poco più lenti rispetto ad avere le gomme morbide. Però le gomme morbide ti si mangiano più velocemente, quindi la nostra speranza è che quelli si mangino le ruote prima della fine della gara e noi forse riusciamo. Ho preso un marciapiede, sono un attimo volato in una maniera terribile, ok, e che quelli si mangino le ruote prima della fine della gara non sarebbe una brutta cosa. Dai, dai, macchinina, gira, 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 gira. Ma perché giri così, porca di una paletta ambriaca? C'ho uno attaccato al culo di nuovo. C'ho uno, no, no, ma porca. No, no, dai, no. Dai, gira macchinina. Eravamo quarti, siamo diventati miracolosamente ottavi. Va bene, va bene. Ora siamo anche trasparenti, però va bene. Dobbiamo recuperare, signori. Gara in salita, gara in salita. Sembrava una gara normale e invece la gara si trasforma in una gara in salita. C'è uno fermo ai box. C'è uno fermo ai box. Mannaggia la miseria, non siamo riusciti a approfittarne. Ma porca. Sì, perché forse stanno cambiando le ruote. Forse hanno cambiato le ruote. I primi tre hanno cambiato le ruote, signori. Ci credo, perché dico... No, ho fatto la stessa cagata che ha fatto lui. Levati, brutto zoticone. Guarda come mi sale addosso. Grande sportivo. Non mi è salito addosso. Non me l'aspettavo che... Mi aspettavo che mi tranciasse come il coltello col burro. E invece ha aspettato che io potessi passare tranquillamente. Siamo al terzo giro. Abbiamo le ruote che stanno diventando arancioni. Questo significa che tra un poco anche noi dovremo fermarci a sostituirle. Almeno penso si faccia così. Non ho mai fatto che su due ruote. Grande, grande. Abbiamo fatto la curva su due ruote. Volete mettere, signori? Siamo dei veri pro. Siamo dei veri pro. C'ho uno che è attaccato alle spalle. Va bene. Occhio qui la curva. No, dai. Che cazzarola. Ho frenato io. Levati. Pensavo fosse diversa la curva, signori. Ho frenato troppo. Quello dietro mi si è... Mi è salito addosso. Ecco, per usare un termine così pulito, mi è leggermente salito addosso. Ok. Sì, si stanno cambiando in tanti la prima posizione. Ciò mi fa capire che molti si stanno fermando ai box. Madonna mia, giri pirotecnici. Niente, questa gara, signori, pensavo l'altra volta è stato più facile. L'altra volta è stato più facile. La gara, il Gran Premio era molto più largo. Questo è molto stretto e non hai la possibilità di sbagliare. Non hai la possibilità di sbagliare, che la macchina ti vola come niente. Tra l'altro dovremmo anche, ripeto, cambiare le gomme, quindi, perché le vedo già arancioni. Questa cosa non è per niente buona. Dai, siamo solamente su rettilineo. Qualcuno è fermo ai box. Qualcuno è fermo ai box. Qualcuno è fermo ai box. Noi tiriamo dritto. Facciamo un altro giro. È ripartito quello che era fermo ai box. È ripartito. Facciamo un altro giro. Facciamo un altro giro. Sì, c'è l'escamotaggio delle ruote, signori. C'è l'escamotaggio delle ruote, che magari si possono... Metti le gomme morbide, sei più veloce, però devi fare più sostituzioni. Siamo settimi, non ricordo a che giro siamo, però va bene. Dai, così, gara combattuta questa, sembra veramente una gara di Formula 1. Nel senso, più che una gara di Formula 1 sembra una gara di autoscontro, perché quanti muretti ci siamo presi davanti noi oggi. Penso che neanche in Formula 1 con la Maullo Racing ci siamo presi tanti muretti davanti. Dai, è così, no, non facciamo fallo, superiamolo in maniera pulita. Facciamoli onesti, metti Arnos, dai così. Ma perché sta curva? Mi mette le tre freccette e penso che sia una curva molto più particolare da fare. Invece è una cacata di curva, è una curva normalissima. Dico, che ci vuole a fare quella curva? No, madonna la botta, ho perso tutto il musetto anteriore, signori. La macchina penso non girerà più, però va bene. Mi sa che dobbiamo rientrare ai box. Mi sa qualcosa mi dice che dobbiamo rientrare ai box velocemente, anche in maniera molto veloce, perché la macchina si fa i fattacci suoi. Signori, rettilineo, andiamo ai box. Vediamo di far sistemare sta macchina, che penso che mi faranno scendere direttamente e la manderanno in rottamazione. Dai, così, sistemiamo tutto. Sistema tutto, zio, sistema tutto. Dai così, sistema. Ma che mi ha sistemato? Non mi ha sistemato un cacchio. Ma come, mi sono fermato al box e non mi hanno sistemato niente. Ma che meccanici c'ho, signori? Ma manco le ruote mi hanno cambiato. Ma che cazzo sta succedendo? Ma che... No, mi hanno boicottato, signori. Una gara boicottata. No. Molti stanno abbandonando la sessione. Una gara boicottata, signori. Scriverò al... Chi è che fa il GTA? Chi è che ha...
chi ha prodotto GTA, non mi ricordo, alla casa produttrice GTA, perché mi hanno boicottato. Non vale, non vale. No, no, questa gara non deve esistere. No, 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 boicottata, boicottata. Mi hanno boicottato, mi stanno costringendo a fermarmi di nuovo ai box per farmi arrivare ancora più indietro, farmi recuperare dai miei avversari. Ecco, ce n'ho già uno attaccato al sedere. Ma porca di chi non te lo dice pure. Ma vi fate la gara per i fatti vostri. Stiamo per perdere la settima posizione, signori. L'abbiamo persa anche in maniera violenta. Questo non sta a correre, questo sta a fare l'autoscontro. Doppiato. No. Che cosa terribile. Mi hanno doppiato. Occhio che sta arrivando uno. Ok, l'ho fatto passare. Ti ho fatto passare, zio. Non rompere le scatole. Ti ho fatto passare. L'ho visto volare a destra e a sinistra. No, ho perso le ruote. Mi hanno scambiato le ruote, signori. Non la tengo più. Non ho più le ruote posteriori. Aspettate, stiamo calmi. Riusciamo a rientrare nuovamente in box? Ma dai, ma è entrata in box al momento giusto. Signori, mancano che mi si rompano anche le ruote anteriori e siamo tutti. No, ma che cos'è? Drift. Vabbè, vedo di ritornare in qualche maniera in box. Ci provo, signori. Non abbandoneremo mai questa avventura. Non abbandoneremo mai l'avventura. Cerchiamo di arrivare in box. Ok, signori, siamo riusciti in qualche maniera a tornare sul rettilineo dei box. Vediamo se mi fanno... Dico, siamo in una condizione in cui dovreste intervenire sulla macchina. Dico, siamo in una condizione in cui dovreste intervenire sulla macchina. Allora, fatemi capire un attimino. Io riesco a entrare in box. Ok, ora qui c'è una parte tutta blu. Mi devo fermare... Ah, rimani fermo. Non vale, signori. Mi hanno boicottato, comunque. Mi hanno boicottato. No, 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 non funziona così. Non funziona così. Boicottaggio puro. Siamo undicesimi. Gara mandata a quel paese. E boicottaggio puro. No, 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 no. Non va bene, non va bene. Non so che... Forse è il settimo giro che è iniziato. Ho iniziato il settimo, ho iniziato l'ottavo, non lo so, ma proprio no, 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 no. Boicottato allo stato puro. Ci hanno pure doppiato, quindi anche riuscissi a avere una buona tenuta di strada, non penso di riuscire a recuperare qualcosa. Ma l'importante è non arrendersi mai, signori, non arrendersi mai. Proviamoci, siamo undicesimi, vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa. Vediamo. Eravamo partiti bene, no? Eravamo quarti, eravamo partiti bene, poi... Poi purtroppo ci hanno boicottato, ci hanno distrutto. No, oh mio Dio, c'ho di nuovo dietro quello che mi sale addosso. Vuoi passare? Zio, ti faccio passare, non rompere le scatole. Perché mi devi distruggere la macchina, zio? Passa. Oh, perfetto. Vatti a sbattere tu a un muro, ma lasciami fare la mia bellissima gara. Ok. Che anche se ultimi noi riusciamo a recuperare. L'importante è arrivare, signori. L'importante è arrivare. Mai arrendersi, signori. Dai, così, gira, macchinina, non ti pigliare il muro davanti. Ok, un po' di marciapiede, ma ci può stare. Questa curva la facciamo così. Sì, diciamo che i copertoni che si distruggono velocemente sono un problema. Sono un problema, sì. Però va bene, sto giro l'abbiamo fatto bene. Siamo ancora undicesimi, però va bene. Qui ci sono due che stanno... Settimo giro! Madonna mia, potremmo mettere qualche giro in meno comunque. Settimo giro, 10 giri è pesantissima come gara. 10 giri è pesantissima come gara. Dai, bella questa curva, l'abbiamo fatta bene. Ne abbiamo 3 davanti, signori. Ora non so come siano combinati loro. Noi siamo undicesimi e niente. Signori, ho impattato contro il muro e mi è volato. Cioè, mi pigliano in maniera terribile. Cioè, sbatto come niente e non mi faccio nulla. Sbatto un attimino contro il muretto e mi è saltato tutto l'alettone anteriore. Dico, ma stiamo scherzando? Dai, non mi gira più la macchina. Ormai è logico. Ma è logico che non mi gira più la macchina. Dai, ma porca miseria. Ma porca miseria. Dai. Ritorneremo ai box, signori. Ritorneremo. Terza sosta in 10 giri. Dico, mamma mia. 3 soste in 10 giri sono una cosa terribile. Però va bene, mi devo fermare di nuovo. Non mi gira la macchina. Non ho che farci. Non ho assolutamente che farci. Non posso andare avanti così perché significa veramente perdere altra strada nei confronti degli altri avversari. Non che dico, abbiamo qualche speranza di riuscire a vincere, però muro. Dai così. Dai. Box in questo giro. Questi che stanno a fare la tarantella. Box in questo giro. Dai. Sistemala. Sistemala, grande così. Dai. Oh, siamo decimi. Sorpassa i box. Non so neanche come. Sorpassa i box. Siamo decimi. Questo ora mi viene addosso e mi distrugge la macchina di nuovo. Scommessa. Cioè, ho fatto una sosta ogni giro. Cioè, ma c'è da sclerare, signori. Una sosta ogni giro ho fatto. Siamo decimi. Ottavo giro iniziato, se non sbaglio. Era l'ottavo, sì, penso di sì.
andiamo avanti, signori. Aggiornamento tecnico e tattico. Abbiamo perso la 10ª posizione. Siamo tornati a essere 11esimi. Ci hanno superato male. E i primi tre penso abbiano già concluso la gara. Sono già i box che stanno a fare le interviste, signori. Noi stiamo ancora correndo come degli sciocchi. Però va bene, quindi non so se no, forse i primi due. Ah no, il primo aveva solamente concluso, noi ce la facciamo su due ruote. Il primo aveva concluso, ha concluso anche il secondo. Appena concluderà il terzo partirà il conto alla rovescia. Quindi non riusciremo a completare questa gara. Qualcosa così, ho proprio il presentimento che non riusciremo a concludere questa gara. Però, dai, è iniziato adesso il nono giro. Per poco. Vediamo quando concluderà il terzo, che poi partirà il conto alla rovescia. E dovrebbe chiudersi la gara. È arrivato anche il quarto, signori. È appena arrivato poc'anzi. E ancora non è partito il conto alla rovescia. Mannaggia, mi sa che mi toccherà completare pure tutti gli ultimi due giri. Ma porca miseria. No. Dai, così, dai, questo è trasparente. Perché è trasparente? Dai. Supera il cozza. Via la scia e supera il... No, fermo. No, ma dai, ma siete degli stronzi. Ma siete delle merda. Dai. Ma porca, stavo uscendo dall'abitacolo. Ma che cazzarola è? Ho perso l'alettone posteriore. Non mi tiene più la macchina. Ma dai, signori, ma è ormai un autoscontro, non è una gara, è autoscontro puro. Dai, tutti hanno concluso, io dovrei tornare ai box, dai. Fine gara fra 20 secondi, ma non ce la faccio nemmeno per completare la gara in 20 secondi. Ultimo giro, ma chi se ne frega dei box? Ma porca miseria, ogni giro mi sono fermato più ai box che ho completato giri, dai. Ma porca delle vostre sorelle. Sta finendo, signori. Questa cosa terribile sta per finire. Sta per finire, signori. Mamma mia. Vediamo se riusciamo a completare decimi. Oh, meno male. Non siamo arrivati ultimi. Non siamo arrivati in generale, ma non siamo arrivati nemmeno ultimi. Questa, quantomeno, è una cosa buona. E prendiamo tanti calci nel deretano, penso. Non prenderemo minimamente soldi. Però va bene, ha vinto lui, bravo. Ha vinto Robin, bravo. Vuoi l'applauso? Non te lo faccio l'applauso. Siamo arrivati 11esimi, ci danno 4.000 dollari. Il primo ha preso 57.000 dollari, aveva appunto fatto la scommessa pure. Complimenti. Va bene, signori, detto questo io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi chiedo scusa in anticipo per la prestazione, ma miglioreremo nella prossima, promesso. Detto questo io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!